pomeriggio, ben ritrovati, e andiamo oggi con una breve conferenza su un problema che è sempre più in aumento e che purtroppo coinvolge sempre più persone, che è il morbo di Alzheimer. Ecco, c'è stata la ricorrenza, no? Del 21 settembre, conosciuta come la giornata mondiale sulla demenza di Alzheimer. Qui andiamo sempre a parlare del male, mai andare a parlare delle soluzioni ai problemi, al male, e delle malattie neurovegetative, tutte quelle che dipendono dal funzionamento più o meno corretto del nostro cervello. Bene, questa ricorrenza annuale accende il faro su quello che sta succedendo a livello mondiale. Guardate che cosa succede, per esempio, prendiamo dall'America, cioè tutto il continente americano, nord e sud. Attualmente ci sono 9,4 milioni di malati di questo morbo. Ma le previsioni per il prossimo futuro, 2030-2050, praticamente aumentano di 3-4 volte in pochissimi anni, perché oggi siamo il 23, altri 20-27 anni, cioè, moltiplichiamo per 3. È una, come dire, è una malattia che sta veramente crescendo in maniera notevole e purtroppo non ha soluzioni definitive. Nell'Africa il discorso è meno grave, nella Europa e Asia anche qui il discorso è meno grave. Siamo a 10, come vedete, più o meno oggi siamo a 10 milioni qui, a 10 milioni quasi là, e qui la metà ancora. Nell'Asia del sud, del centro-sud, invece già adesso abbiamo un 22 milioni, beh, tutto questo poi va relazionato anche alla popolazione, ma comunque 22 milioni, 23 milioni, e si prevede di arrivare nel 2050, cioè se il trend continua così, ma potrebbe anche accelerare, 67 milioni. A livello mondiale passiamo da 50 milioni, 46 milioni, a 131 milioni nel 2050. Quindi veramente, per una malattia che nonostante i progressi della scienza non ha ancora delle soluzioni definitive, non ha soluzioni. Bene. L'unico vero strumento che abbiamo contro queste malattie è la prevenzione. La prevenzione a partire dalla dieta, soprattutto dalla dieta, cioè da ciò che si mangia, e vorrei aggiungere anche da come si mangia, perché se lo mangio in fretta, di corsa, andando a prendere il bus o il treno, mangiando un panino così, beh, fa la differenza che mangiare anche la stessa cosa, ma seduti a un tavolo, magari con un amico, scambiando due parole. Quindi la dieta, quello che si mangia e come si mangia. Cioè anche qui c'entra sempre il discorso emotivo. L'attività sportiva e la qualità del sonno. Queste sono le tre macro questioni che riguardano la prevenzione di questa malattia. Ma se andate ad osservare, riguardano la prevenzione da moltissime patologie. Cioè, alla fine,
noi andremo a vedere varie patologie che possono succedere alle persone, ma se andiamo a vedere alla possibile prevenzione attraverso l'alimentazione, lo sport, il movimento e la qualità del sonno, sono tutte simili, saranno uguali. Quindi dobbiamo imparare a vivere più secondo natura e meno in forma meccanicistica. Oggi come oggi, la nostra alimentazione, che è fatta soprattutto da carboidrati, da proteine, da grassi, e cioè da macronutrienti, è molto povera di micronutrienti, che sono la parte fondamentale che riguarda il nutrimento del cervello, e cioè vitamine, enzimi, sali minerali, omega 3, tutti microelementi. Questi vengono assunti come? Qui sappiamo il pane, tutta l'alimentazione, diciamo, da forno, proteine, carne, latte, e via discorrendo, grassi, anche qui. Qui andiamo prevalentemente sulla frutta, più ancora sulla verdura, più ancora sulla verdura a foglia verde che è ricchissima di clorofilla, e sui semi. I semi sono un'altra fonte di energie vitali incredibili. E anche di omega 3, ovviamente, soprattutto i semi di chia e i semi di lino. Quindi noi forniamo al nostro organismo molte calorie, ma poca energia. Molte calorie con molti rifiuti che spesso rimangono nell'intestino e creano tossine a non finire, e poche energie vive, energie pure. I consigli sono sempre i soliti: esercizio fisico, alimentazione sana, riposo regolare. Questi sono, diciamo, le fondamenta. Stimolazione mentale, quindi occuparsi, avere interessi per la vita, per il mondo, per le relazioni, socialità, controllo dello stress. Ecco. Anche qui, durante la giornata, fare almeno quelle poche pause, ma farle bene, farle veramente, in maniera che lo stress cada. Il controllo della pressione, il colesterolo, a ridurre gli alimenti con glutine, ridurre, perché il glutine è comunque un infiavatorio. Purtroppo, mentre un tempo nel pane ci poteva essere un 5-6% di glutine, oggi siamo al 20-30% di glutine, quando ancora non lo aggiungo, non viene aggiunto nella panificazione per lavorare meglio l'impasto. Inoltre, aumentare gli antiossidanti. Qui è il caso della nostra Life Energy Water, un ionizzatore d'acqua alcalino, che ha il più alto potere antiossidante di qualsiasi altro cibo. Siamo con un ORP, quindi un indicatore del valore disossidante, del potere disossidante, che arriva a meno 900 millivolte, un valore altissimo. E l'acqua è il principale elemento di cui siamo costituiti. L'acqua è il 97% di una cellula, e quella cellula che comunica con altri 70.000 miliardi di cellule del nostro corpo, chiaramente, se ha una struttura, ha un'informazione, ha una frequenza di alta, comunica e si relaziona in questa modalità, piuttosto che al contrario, una frequenza bassa che sottrae energia all'organismo piuttosto che apportarne.
Quindi ha una probabilità di ammalarsi di Alzheimer ridotta del 76% a chi non prende nessuno strato. Faccio il caso mio, che ormai da più di 10 anni la mia alimentazione, la mia colazione al mattino è mezzo litro di estratto, tra cui un 200-300 grammi, dipende, di foglia verde, che possono essere spinaci, che possono essere erba di grano, che possono essere altre verdure a foglia verde. Lo spinacio è uno dei più importanti. E qui vediamo appunto il taglio della verdura, l'introduzione e il succo estratto di succo di foglia verde. Inoltre, un utilizzo duraturo e costante nel tempo degli estratti ricavati da verdure a foglia verde contribuisce ad aumentare concentrazione e produttività. Perché? Perché sono ricchi di clorofilla. La clorofilla ha una composizione molto simile a quella del sangue, credo vari solo per una molecola. E questo pigmento, che è contenuto in tutte le verdure a foglia verde, ossigena il cervello, il cervello ha bisogno di molto ossigeno e così facendo lo tiene giovane e attivo. Faccio presente che alcune acque, che si pensa essere le migliori, sono praticamente acque morte, senza ossigeno. Quindi io l'elemento principale che assumo, che è l'acqua, è quello che è più privo degli elementi fondamentali che servono a tutto il mio corpo, ma soprattutto al mio cervello. Anne Wigmore. Vi consiglio, Anne Wigmore ha fatto vari libri, vi consiglio di comprarne uno dei suoi, perché è veramente una terapeuta, una nutrizionista straordinaria. Dice che la clorofilla è in grado di proteggerci dagli agenti cancerogeni, quindi non solo dai problemi di demenza, meglio di quanto possa fare qualsiasi altro elemento o farmaco, perché rafforzando le cellule e disintossicando il fegato, non solo il fegato ma anche tutti i tessuti, aumentando, rendendo più fluido il flusso sanguigno, neutralizza gli elementi chimici inquinanti. E questa è la battaglia, cioè al fondo una buona dieta, una buona alimentazione è quella che non solo non emette inquinanti, ma aiuta il corpo a espellerli quando si accumulano. E qui anche i benefici della clorofilla: combatte le infiammazioni, aiuta, migliora la qualità e la fluidità del sangue, aiuta a perdere peso e a ridurre il colesterolo, riduce il rischio di cancro, aumenta la memoria, aumenta le possibilità di memoria. Guardate, spinaci, questi sono spinaci, è una benedizione del cielo. Vuoi aumentare la memoria? Ti basta una mezza tazza di verdura a foglia verde al giorno. Chiaro che deve essere un'attività continuativa, non possiamo farlo una volta, un giorno, e poi il mese dopo o addirittura 3 mesi dopo e via discorrendo. No, queste sono attività, abitudini che vanno coltivate in maniera continuativa. Il cervello, la chimica e l'alimentazione sono strettamente legati. Quindi una corretta alimentazione è fondamentale
al cervello. Ogni singolo elemento nutritivo ha un ruolo nei processi cognitivi, quindi ha un ruolo non tanto in quanto se stesso, ma in collegamento con tutti i processi cognitivi e percettivi, e sono tutti essenziali per vivere con lucidità. Sono tutti essenziali, è tutto essenziale questo che riguarda il modo di alimentarsi. Quindi sono in particolare gli alimenti tra frutta e verdura che hanno dimostrato di essere potenti generatori di lucidità mentale. Gli spinaci e altre verdure a foglia verde, ok? Come la cicoria, come ce ne sono, come adesso mi sfuggono i nomi, ma se andate in un negozio di ortofrutta ne potete vedere parecchie qualità di verdure a foglia verde. La rucola. E grazie alla clorofilla e ai mirtilli, i mirtilli per quanto riguarda gli antiossidanti, l'uva per quanto riguarda il vinacciolo e la quercetina che sta nella buccia, ecco, l'uva è uno dei frutti più straordinari, assieme al melograno, che adesso siamo proprio nella stagione giusta, l'uva e il melograno hanno delle proprietà non solo antiossidanti, ma hanno delle proprietà nutrizionali che sono stratosferiche. Veramente è consigliabile bersi un bicchiere di estratto di questi elementi, foglia verde, uva, mirtilli, spinaci, cioè cerchiamo di assumere quello che la natura già ci offre come il più potente medicinale naturale, che sono questi qui. Ecco, ci sono altri studi ancora che raccomandano una corretta alimentazione allo scopo di preservare la salute in generale, ma soprattutto la salute mentale, cioè preservare la funzionalità del cervello fino a tarda età. Uno studio ha dimostrato che un estratto di ciliegia per un periodo di almeno 12 settimane aiuta nel trattamento della demenza. In ragione di che cosa? Dei contenuti flavonoidi, noti come antocianine. Ecco, qui vedete da dove è stato tratto, ma se voi andate anche in internet a cercare degli studi che riguardano questi temi, ne trovate una quantità. E tutti parlano la stessa maniera, tutti parlano della stessa lingua, con la stessa lingua, cioè assumere alimenti che hanno un alto grado di potere nutrizionale e di disintossicante. E quindi l'estratto di frutta e verdura preso con continuità. Ricordatevi, noi vendiamo estrattori di frutta e verdura. Ne avremo venduti a decine di migliaia. Ma sono pronto a scommettere che un buon numero di questi che l'hanno comprato non lo adopera. No, vi prego, annotate che va fatto quotidianamente, come quotidianamente beviamo l'acqua, respiriamo l'aria e assumiamo cibo. Questo è un cibo per la nutrizione del corpo e della mente, l'estratto. E quindi, ecco, la documentazione è varia ed è vasta. Altro supporto importante è la vitamina B, alghe, lenticchie, legumi, spinaci, piselli, riso, grani integrali, senza glutine possibilmente,
come il grano saraceno, ad esempio sostengono la produzione di energia per le cellule cerebrali, equilibrano la biochimica del cervello e migliorano la capacità di astrazione, cioè la funzionalità del cervello. Ebbene, non vi annoio oltre perché continueremo questo discorso giovedì prossimo, ma voglio ricordarvi con questo schema che un grande campione, parlo di Djokovic, pluricampione mondiale nel campo del tennis, uno degli sport più impegnativi in assoluto, ha scritto un libro che vi consiglio anche questo di andarvelo a prendere e a leggere, perché parla esattamente come parliamo anche noi dell'alimentazione non solo corporea, non solo del cibo per il corpo, ma anche del cibo per la mente e per l'anima, e che cosa lui ha ottenuto modificando quello che assumeva prima e arrivando a diventare quello che è, un campione straordinario. E lui, ricordatevi, non ha preso, non ha voluto fare il vaccino per una cosa solo: io voglio sapere che cosa immetto dentro al mio corpo. Ma non ha solo fatto per questo, cioè tutti gli alimenti che lui assume li ha approfonditi, è andato a studiarseli, è andato da consulenti e quindi assume tutta una serie di alimenti e nelle misure e nelle modalità consone alla sua attività, che è di uno sport ad altissimi livelli, per raggiungere l'energia, la capacità mentale. E, racconta nel suo libro che ribattere una pallina che gli arriva a 250-300 km al minuto, 300 km all'ora, scusate, a questa velocità devi avere dei riflessi molto pronti e molto svegli. E quindi il cervello va alimentato alla stessa maniera che alimentiamo tutto il nostro corpo. Qui c'è il gold disc. Noi abbiamo solo, attraverso la collaborazione con una ditta, un'importante ditta svizzera, elaborato questo che chiamiamo il gold disc. Come vedete è raffigurata una produzione, un toroide frequenziale di una notevole potenza che, inserito all'interno dei vari strumenti, in questo caso di un estrattore di succo piuttosto che di un ionizzatore d'acqua, trasmette al succo e all'acqua queste frequenze vitali. Frequenze vitali che sono individuabili dalla forma. La forma denota l'esatta struttura, la forma, l'informazione denota la qualità di quella frequenza. Guardate qui un girasole, guardate che struttura straordinaria ha il girasole, ci sono tantissimi altri elementi naturali che presentano le stesse cose, ma guardate che roba. Quindi per avere questa struttura deve aver avuto una informazione che gli consente di creare questa struttura. Alla stessa maniera l'informazione deve riceverla l'estratto per creare quest'altra struttura che è diversa, ma come vedete è coordinata, è coerente, è informata. E quindi questa, lui dice nel suo libro, date al corpo informazioni chiare, non contrapposte. Non posso dare un'informazione di salute e a seguire un'informazione contraria alla salute, con il cibo e con le bevande. Quindi, e più qualità che quantità, non è importante mangiare una montagna di roba per internarsi, no, la qualità è importante e ci abitueremo con la qualità
e con le giuste informazioni a mangiare anche pochissimo, avendo molta più energia di quanto ne avremmo mangiando così, senza senso. E quindi la forma. E qui noi con il nostro estrattore di succo abbiamo certificato l'informazione e la qualità del cibo che mangi. Cibo che è liquido, ma deriva dai solidi, come sono le verdure, la frutta e quant'altro. La stessa cosa per l'acqua. Questa è l'informazione e la qualità dell'acqua che bevi. È fondamentale, amici, andare a fondo a queste cose, cioè andare a comprare l'acqua, il cibo, quello che è, sapendo che cosa voglio, essendomi informato, sapendo quali sono le differenze, così posso mantenermi in salute. Non è a caso che uno stia bene in salute, non è a caso, è perché ha lavorato sulla sua salute e sulle cose che la influenzano. Ecco, andate con un QR code nel sito e troverete tante informazioni che possono aiutarvi. Poi fate le scelte che volete, ma tutte scelte che soddisfino una informazione chiara al corpo e una qualità del cibo che assumiamo. Vi ringrazio, vi do appuntamento per giovedì prossimo per continuare. Grazie.